Buongiorno a tutti, sono Ferdinando Gottardi, Edicom Eventi, e vi do il ben ritrovato a questo nuovo appuntamento del ciclo di webinar Progettare un sistema impermeabile a regola d'arte che abbiamo organizzato insieme a Polyglass, un'azienda del gruppo Mapei specializzata in prodotti e sistemi per l'impermeabilizzazione. Il webinar di oggi è dedicato, come avete visto dal titolo, alla progettazione di sistemi impermeabili per coperture a vista, che siano anche ovviamente resistenti al fuoco, alla grandine, e faremo un cenno anche a quelli che sono i CULR. Come in tutti i webinar, ovviamente potrete interagire con noi ponendo delle domande ai nostri relatori, scrivendo nel pannello domande che si trova tipicamente alla vostra destra nell'interfaccia di GoToWebinar, l'applicazione che stiamo utilizzando per questo e tutti gli altri webinar che facciamo. Scrivete nel pannello, lo stesso che molti di voi stanno utilizzando per inviarci saluti, e che ricambio ovviamente, scrivete le richieste di chiarimento, quesiti, dubbi magari su progetti su cui dovete applicare soluzioni che sono presentate oggi. Io vedrò di raccoglierle e porle poi in particolare al relatore che terrà la parte principale del webinar odierno. Successivamente al webinar riceverete comunque della mail con documentazione che vi verrà inviata direttamente da Polyglass. Vi presento i due relatori che sono con noi oggi in ordine di intervento. Sono Simonetta Rossi, Product Manager e Operational Marketing di Polyglass, che ci introdurrà brevemente su chi è Polyglass e soprattutto su quali soluzioni mette a disposizione dei progettisti. E a seguire invece sarà Alberto Carniel dell'assistenza tecnica di Polyglass a fare questo focus che è dedicato, come dicevo, alle soluzioni impermeabili, sistemi impermeabili continue per coperture a vista, partendo ovviamente da un cenno a quelli che sono gli aspetti normativi sulla protezione al fuoco delle coperture e andando poi a focalizzare l'intervento anche sulle stratigrafie, i dettagli tecnici e anche i sistemi impermeabili certificati Bureau Veritas. Direi a questo punto, allora, di iniziare a entrare nel vivo e cedo subito schermo e microfono a Simonetta Rossi per questo intervento introduttivo. Bene, buonasera a tutti, ringrazio Ferdinando e anche tutti i partecipanti che ci stanno seguendo. Io, come di consueto, in occasione di queste giornate di formazione, farò solo una brevissima, presentazione su Polyglass, per chi ancora non la conoscesse, per raccontarvi un pochino la nostra storia, ma soprattutto per raccontarvi quella che è la nostra visione del mondo delle impermeabilizzazioni continue e quello che è il nostro approccio al mercato. Quindi partirei molto brevemente raccontandovi come è nata, diciamo, Polyglass, che da una piccola realtà artigianale, perché è stata fondata da una famiglia veneta, inizialmente azienda, impresa e famiglia che operava nel mondo delle applicazioni, per poi appunto tramutarsi in una famiglia imprenditoriale che ha pensato e ha visto nel mondo delle impermeabilizzazioni e in particolare nella produzione delle membrane bituminose come un'opportunità di sviluppo. Ed è grazie a questa intuizione che oggi Polyglass è diventata la realtà a livello internazionale che è e che soprattutto ricopre nel mondo dell'impermeabilizzazione un partner tecnologico e di riferimento, direi, riconosciuto a livello mondiale. Questo anche grazie al fatto che dal 2008 siamo entrati a far parte del gruppo Mapei, che sicuramente è stata la grande svolta e la grande opportunità che abbiamo avuto nel crescere in questo mercato e in generale nel settore delle costruzioni. Per quanto riguarda qualche dettaglio operativo, noi come azienda abbiamo la sede principale e unico stabilimento produttivo in Italia a Ponte di Piave, vicino a Treviso. E come vedete, produciamo tutte le nostre soluzioni per le impermeabilizzazioni presso il nostro plesso di Ponte di Piave. Non mi soffermo sui numeri di Mapei, però ci tengo a sottolineare che Mapei ancora oggi, oltre ad essere sicuramente un'azienda leader nel settore chimico delle costruzioni,
Ci piace anche ricordare che si tratta di una multinazionale che però ha e mantiene il DNA al 100% in Italia. Un DNA che ha fatto e continua a fare della visione di crescita e in particolare dell'investimento che continua a fare nel settore della ricerca e dell'innovazione una mission e la mission direi principali per crescere in questo settore. Polylas, dicevo prima, ha come unico stabilimento produttivo per l'Europa quello situato a Ponte di Piave, dove abbiamo appunto tutte le linee produttive, e l'altra grande realtà di Polylas è rappresentato dalla presenza e dalla situazione di stabilimenti produttivi che abbiamo grazie alla nostra consociata Polylas USA nel Nord America. Cosa produciamo e cosa forniamo e offriamo al mercato delle impermeabilizzazioni continue? L'ho detto all'inizio, Polylas era nata come un'impresa applicatrice di una famiglia veneta e direi che ha fatto oggi passi da gigante, e da gigante anche nel intravedere nel mondo delle impermeabilizzazioni la necessità di coprire a 360 gradi con tutte le possibili tecnologie per il mondo delle impermeabilizzazioni. Quindi oggi Polylas ha al suo interno una gamma di soluzioni con membrane a base di bitume distillato polimero, sia a fiamma che autoadesive, e tecnologie coperte tra l'altro da brevetti a livello internazionale anche per quanto riguarda sistemi leggeri, sistemi per il rinforzo stradale e sistemi che consentono di rispettare, proprio grazie alla combinazione peso e densità del materiale, una formulazione anche dalle caratteristiche leggere e che al tempo stesso garantiscono un'eccellente qualità in termini di durabilità. Oltre ai sistemi a base di membrane bituminose, Polylas completa la propria offerta con i sistemi termici e termoacustici, rispettivamente denominati Polysol e Sonic, e abbiamo poi anche una gamma completa di prodotti liquidi per l'impermeabilizzazione a completamento della gamma sia per l'applicazione delle membrane bituminose e anche per quanto riguarda i manti sintetici, che rappresentano l'altra divisione, l'altra linea fondamentale nel mondo delle impermeabilizzazioni e che Polylas, tra le prime aziende nel settore delle impermeabilizzazioni, ha introdotto nella propria gamma proprio investendo in una linea e in più linee produttive dedicate esclusivamente alla produzione di questa tipologia di impermeabilizzazioni. Per concludere, abbiamo parlato di chi è Polylas, cosa produciamo, cosa offriamo al mondo delle impermeabilizzazioni, ma altrettanto importante è sottolineare quella che è la nostra visione, diciamo, del mercato, perché per noi non è soltanto una questione di offrire una gamma di prodotti per l'impermeabilizzazione, perché già solo dicendolo mi rendo conto che non offriamo niente di diverso da quello che offrono gli altri nostri colleghi del settore delle membrane. Per noi però diventa fondamentale invece cercare di trasferire e a voi e al nostro mercato di riferimento il messaggio che per quanto ci riguarda la qualità del costruire è per noi la vera sfida, e crediamo che anche in quest'ottica giornate di formazione come quelle su cui investiamo periodicamente e continuamente, come quella stessa di oggi, sia fondamentale per poter anche affrontare progetti e lavori come quelli che sto scorrendo velocemente per farvi rendere conto anche proprio grazie alle tecnologie, ma grazie soprattutto alla formazione dei progettisti e delle imprese applicatrici che collaborano con noi e in generale di tutti, diciamo, gli attori principali del settore dell'impermeabilizzazione che collaborano nei nostri progetti, riusciamo oggi a realizzare diciamo, sistemi impermeabilizzanti in progetti, in infrastrutture che fino a qualche anno fa erano inimmaginabili. Scorro velocemente perché non voglio rubare altro tempo al collega, però ci tenevo, ecco, a ricordare come approccia il mercato dell'impermeabilizzazione Polygas e il fatto che ho citato prima, il fatto di investire continuamente in ricerca e innovazione grazie al DNA di Mapei, ma è anche il nostro DNA, ci consente oggi di presentarci sul mercato non solo con una gamma completa di soluzioni, ma anche con un approccio di supporto e di affiancamento a chi come voi progetta continuamente sistemi per le coperture o a chi
periodicamente e continuamente applica i nostri materiali. Per concludere, per chi volesse avere giornalmente e continuamente le notizie che più vi possono interessare e che più, diciamo, possono essere utili per il vostro lavoro quotidiano, vi invito a consultare il nostro sito che noi utilizziamo e aggiorniamo giornalmente proprio per avere tutto a vostra disposizione, sia in termini di documentazione tecnico-commerciale e sia anche in termini del calendario di formazione che come Polylas periodicamente aggiorniamo e ampliamo a seconda anche delle vostre e delle richieste che arrivano dal mercato. Quindi vi invito a consultare il nostro sito per avere tutte le ultime novità che ci riguardano. Io sono stata velocissima, come avevo promesso al collega che viene dopo di me, per non rubare tempo prezioso alla presentazione per la quale vi siete iscritti, e spero di rivedervi presto e numerosi anche nelle prossime giornate di formazione Polylas. Grazie. Grazie Simonetta, e anticipo subito allora anche il prossimo appuntamento, che sarà il 5 maggio. Avremo come relatore l'architetto Antonio Broccolino, che parlerà dei sistemi impermeabili continui certificati. E sarà un focus sempre il pomeriggio. E se volete già iscrivervi, vi posto nella chat il link che è già attivo per le iscrizioni. Diamo subito a questo punto spazio ad Alberto Carniel. Grazie, bene, grazie Ferdinando, ringrazio anche Simonetta dell'introduzione e iniziamo con quello che è il secondo appuntamento di questo ciclo di webinar che è iniziato il mese scorso e parliamo oggi di coperture, delle tematiche che riguardano le coperture a vista. Nello specifico andremo a vedere quelle che sono i sistemi per copertura a vista, antifuoco, antigrandine e cool roof. Infatti anche i sistemi per coperture, come d'altronde anche le altre componenti tecnologiche degli edifici, si stanno evolvendo in risposta a quelle che sono una serie di esigenze degli immobili, di nuova concezione architettonica, di involucro, e poi anche di, con quelli in base anche quelli che sono i nuovi impianti di gestione e produzione dell'energia, per esempio pensiamo agli impianti fotovoltaici, che è un tema tutt'oggi e ad oggi di grande attualità, pensiamo anche a quella che è la situazione attuale che stiamo vivendo. Quindi, per non dilungarmi, nel webinar di oggi vedremo per esempio appunto come diffondersi appunto di impianti fotovoltaici sulle coperture e contempo anche gli eventi meteorologici sempre più intensi, come pensiamo a grandinate di intense proporzioni, portino a richiedere sempre maggiori attenzioni ma maggiori garanzie in termini di tenuta di quello che è il nostro sistema impermeabile e anche logicamente di prestazioni e durata nel tempo. Siano essi progettati con membrane bituminose o anche con manti sintetici. Nello specifico oggi appunto affronteremo queste tematiche che sono di fondamentale importanza nella realizzazione di sistemi di copertura continui con manti o membrane che rimangono a vista, quindi rimangono esposte a quelle che sono le intemperie o appunto all'esterno. La copertura infatti in questo caso è l'involucro, è la pelle, quello che possiamo definire la pelle del nostro edificio. Come tale quindi deve avere delle caratteristiche e prestazionali superiori, oltre che essere logicamente esteticamente validi, essendo appunto la nostra pelle. Le membrane o i manti che rimangono esposti devono avere per cui alcuni requisiti fondamentali. Per esempio, appunto, devono essere resistenti ai raggi UV, resistenti alle intemperie come appunto la grandine, devono avere alcune caratteristiche meccaniche tali da resistere a quelle che sono le sollecitazioni indotte dall'azione, per esempio, esercitata dal vento. Non dimentichiamo inoltre che devono essere pedonabili, nel senso non per
continua presenza di persone, ma devono essere pedonabili per garantire quelle che sono le operazioni usuali di manutenzione della copertura oppure di quelli che sono gli impianti, per esempio gli impianti fotovoltaici presenti sulla copertura. Quindi devono avere determinate caratteristiche meccaniche e, altra tematica che andremo ad affrontare oggi, possono avere una elevata riflettanza solare. Quindi stiamo parlando di coperture con roof, quindi coperture che vanno a contribuire al miglioramento energetico dell'edificio. Quindi parliamo di coperture a vista in questo webinar, realizzate appunto con sistemi impermeabili che possono essere realizzate con manti sintetici, oppure con membrane bituminose. Qui vediamo due esempi di stratigrafie a tetto caldo, quindi con isolamento termico, una con manto sintetico, in questo caso è un manto B-Roof, un manto della linea Mapeplan, oppure possiamo avere la stessa tipologia di copertura a vista, realizzata però con membrane bitume polimero. E quindi abbiamo delle membrane con finitura sempre bianca. Non sto oggi a dilungarmi su quelle che sono le caratteristiche dei vari prodotti, oppure le metodologie di posa, di applicative e quant'altro, in quanto è stata la tematica che abbiamo affrontato nel webinar precedente. Quindi, in caso ve lo foste perso o in caso voleste riapprofondire le tematiche, vi consiglio di andare a visitare la pagina YouTube o il canale YouTube di Polyglass oppure di Edicom News e troverete appunto il video del webinar che abbiamo appunto realizzato un mesetto fa, che è il primo webinar che diciamo ha gettato un po' le basi per tutti i webinar a venire. Per quanto riguarda i vari prodotti per le coperture, quindi ricordiamo solo un breve cenno che sia membrane bituminose che manti sintetici devono essere, sono soggetti appunto a marcatura CE e quindi devono rispettare quelle che sono le definizioni specifiche di determinate norme. Per quanto riguarda le membrane bituminose per le coperture, per esempio, questa norma è la norma EN 13707, mentre per quanto riguarda i manti sintetici è la EN 13956. Oltre a queste due norme che sono specifiche per la marcatura CE dei manti sintetici e membrane bituminose, abbiamo tutta una serie di normative che andremo poi oggi man mano a vedere e ad analizzare, che sono la normativa EN 13501-5 che riguarda la resistenza al fuoco esterno delle coperture, la EN 13583 per quanto riguarda la resistenza alla grandine. E poi ricordiamo anche la UNI, che è quindi una normativa italiana 11345 per quanto riguarda l'attività di controllo per le fasi progettuali della nostra copertura, e la UNI 11540 che riguarda la manutenzione, quindi le manutenzioni da effettuarsi sulle coperture per garantire la loro durabilità e corretta funzionalità nel tempo. Entriamo dunque nel vivo parlando di coperture antifuoco. E il comportamento del fuoco, infatti, delle varie componenti edilizie di un edificio e in particolare nel nostro caso, quindi delle coperture, è sicuramente una tematica di grande attualità. E in relazione appunto anche al fatto della sempre maggiore installazione di impianti fotovoltaici per la generazione di energia elettrica sulle coperture. Quindi, ad oggi, e lo sarà sempre di più, una tematica di attualità. Nello specifico, per i materiali da costruzione, e nel nostro caso quindi sia per membrane bituminose sia per i manti sintetici, esistono due normative di riferimento, che sono in realtà due parti differenti della stessa norma, che è la UNI-EN 13501. Abbiamo la parte 1 e la parte 5. La parte 1 descrive, diciamo, il procedimento di classificazione dei prodotti e degli elementi da costruzione in base ai risultati, di prove, di reazione al fuoco. Mentre la norma UNI EN 13501 parte 5
fornisce quelli che sono i procedimenti per la classificazione della prestazione al fuoco di coperture che sono esposte a un fuoco esterno. Queste prove vengono effettuate in base a quattro metodi di prova che sono indicati nel CN TS 1187 del 2012, che adesso tra poco vedremo appunto nel dettaglio. Quindi abbiamo la norma EN 13501 parte 1 e nella colonna di sinistra vediamo la suddivisione in classi di cui vi parlavo poco fa. Quindi abbiamo una classe di resistenza di prodotti o di elementi da costruzione secondo appunto la normativa. Abbiamo, per farlo breve, la classe A1 e A2 che sono praticamente prodotti incombustibili e poi abbiamo via via le classi dalla B fino a raggiungere la classe F. Per queste classi viene realizzata la cosiddetta prova di accendibilità secondo la norma EN ISO 11.925 parte 2. Questa prova valuta l'accendibilità appunto di un prodotto se esposto ad una piccola fiamma. Per questo viene detta anche prova della piccola fiamma. Per esempio, per rientrare nelle classificazioni E ed F, un prodotto o la costruzione deve essere sottoposto alla prova per un tempo di esposizione di 15 secondi. Mentre per le classi D, C e B, questo tempo di esposizione è aumentato a 30 secondi. Se prodotti di classe B, C e D passano questa prova di esposizione alla piccola fiamma per 30 secondi, poi sono sottoposti ad altri test, quindi a un'ulteriore prova di conformità in base a un'altra normativa che è, se non ricordo male, la 13.823. E inoltre vi è un procedimento tramite il quale determinati prodotti possono essere assegnati a una particolare classe di reazione al fuoco senza la necessità di essere sottoposti a prova, in quanto presentano delle prestazioni al fuoco che sono già note e sono stabilite per esempio dal Comitato Permanente per le Costruzioni. Tra questi prodotti, per esempio, vi sono anche manti sintetici e membrane bituminose e anche gli isolanti sintetici. Perché? Perché sono derivati, diciamo, dal petrolio. Quindi, per forza di cose, rientrano nella classe E, diciamo. Un'ulteriore classificazione che è contenuta nella norma, che riguarda però i prodotti in classe A2, in classe B, C e D, possono ottenere appunto un'altra classificazione, S1, S2 o S3. Questa è per la produzione di fumi. Poi un'ulteriore classificazione che è di 0, di 1 e di 2 per produzione di eventuali gocce o particelle infiammate. Nella classe E, appunto, dicevo, rientrano membrane bituminose e manti sintetici. Quindi, e appunto dicevo, anche oltre a membrane bituminose e manti sintetici, anche isolanti di tipo sintetico. Perché? Perché sono sostanzialmente dei derivati del petrolio e quindi non riescono a raggiungere, diciamo, le classi superiori. Ma questo perché? Perché non vuol dire che siano dei materiali meno performanti, ma semplicemente le classificazioni successive, quindi dalla D in su, introducono degli ulteriori test di prova a quello della piccola fiamma, che diciamo mai si sposano con la natura stessa di questi prodotti e che quindi non riescono proprio per natura del prodotto a superare questo ulteriore test. Quindi questo, diciamo, è un limite normativo, quindi non del prodotto. Andiamo avanti e vediamo nella colonna di destra quella che è la classificazione di resistenza al fuoco delle coperture esposte appunto a un fuoco esterno secondo la norma UNI EN 13501 parte 5. Questa norma viene presa come riferimento dei vigili del fuoco nelle linee guida per l'installazione di impianti fotovoltaici sulle coperture. Oltre alla classificazione da Biruf T1, che vediamo qui, fino a Biruf T4, ci sono delle ulteriori classificazioni, che sono
Ciruf di Ruf e Ruf, che non sono considerate però dei vigili del fuoco appunto nell'installazione su coperture di impianti fotovoltaici. In questa slide vediamo come si effettua la prova di accendibilità, descritta appunto dalla EN ISO 11925-2, che è quindi la prova dei tank della piccola fiamma. Quindi, come detto, questa prova valuta quella che è l'accendibilità di un prodotto, di un materiale di costruzione esposto a questa che è la piccola fiamma, il provino viene contenuto all'interno di una camera stagna, che è questa qui che possiamo vedere nell'immagine. Vediamo qual è la classificazione delle coperture in relazione per coperture appunto esposte al fuoco esterno. La classificazione a fuoco esterno si basa su quattro metodi di prova contenuti nella norma europea CNTS 1187. Nello specifico, questa norma definisce quattro differenti metodi di prova, quindi quattro metodi di prova distinti, che corrispondono a scenari differenti di incendio. Quindi abbiamo il test 1, che è il metodo con solo tizzoni ardenti, quindi solo con carbone ardente. Il test 2, che è metodo con tizzoni ardenti e vento. Test 3, che prevede tizzoni ardenti, vento e un irraggiamento di calore supplementare. E il test 4, quindi per l'ottenimento della classificazione BLUFT 4, che viene suddiviso in due fasi, quindi in due stadi, con tizzoni ardenti, vento e irraggiamento di calore supplementare. Come detto, questi quattro test sono differenti tra loro, cioè corrispondono a differenti scenari di incendio che potrebbero verificarsi su una copertura. Non esiste quindi una correlazione diretta dei risultati tra i quattro metodi di prova, non si possono confrontare tra loro. Pertanto non esiste neanche non possiamo di dire che esista neanche una gerarchia di classificazione. Altra cosa importante da tenere presente è che questa classificazione di comportamento al fuoco non è riferita, per esempio, al solo manto impermeabile o alla sola membrana, ma è riferita all'intera stratigrafia di copertura. Quindi all'intero pacchetto di copertura del nostro tetto, cioè per esempio supporto, barriera a vapore, isolante, strati accessori e manto impermeabile. Quindi se ne deduce che la classificazione, che sia BLUFT 2, T3, T4, vale solo ed esclusivamente per le stratigrafie testate presso un laboratorio certificato. Quindi appunto vale solo per le stratigrafie testate presso un laboratorio che sia accreditato appunto per l'emissione delle classificazioni BLUFT 2, T3 o T4. Vediamo un po' nello specifico come si sviluppano i vari metodi di prova. Il primo metodo, quindi test 1, valuta il comportamento di una copertura in caso di esposizione al fuoco con soli tizzoni ardenti. Il comportamento comprende la diffusione del fuoco sia sulla superficie esterna della copertura, sia all'interno della copertura, e quindi la penetrazione al fuoco attraverso, diciamo, la stratigrafia. Ci sono due pendenze di prova normalizzate, che sono o 15 gradi o 45 gradi, oppure si può utilizzare direttamente la pendenza effettiva prevista della nostra copertura. Se effettuiamo un test per una copertura specifica, si può utilizzare direttamente l'inclinazione della copertura stessa. I risultati delle prove con inclinazione di 15 gradi si applicano a coperture che abbiano pendenze inferiori dai 20 gradi in giù. Mentre si viene effettuato il test con inclinazione di 45 gradi, questo è valido per tutte le pendenze di coperture maggiori o uguali a 20 gradi. Mentre logicamente, se viene utilizzata la pendenza specifica della copertura in oggetto di test, quei risultati sono validi esclusivamente per l'inclinazione di quella copertura. Al test vengono sottoposti quattro provini con la stessa stratigrafia. E per avere la classificazione, tutti i provini devono superare la prova.
Il secondo test, quindi il secondo metodo di prova, valuta il comportamento della copertura in condizioni di attacco termico, come definito dalla norma, con azione combinata, quindi tizzone ardente e anche vento. E il comportamento valutato comprende anche la lunghezza di provino danneggiata, cioè sul provino vengono delimitati, contrassegnati dei vari limiti e si va a valutare anche quella che è la lunghezza di copertura o di superficie di manto danneggiata, sia appunto di manto o della membrana, sia del substrato sottostante al manto impermeabile. In questo caso vi è un'unica pendenza di prova normalizzata che è di 30 gradi e i risultati ottenuti sono validi per tutte le pendenze di copertura. Qui a differenza abbiamo differenti substrati, quindi possiamo avere dei supporti combustibili costituiti da un pannello di truciolato di legno o un pannello di EPS, quindi di polistirene espanso. Oppure possiamo avere dei substrati, quindi dei supporti incombustibili, che possono essere o dei pannelli di silicato di calcio o dei pannelli in lana minerale. Sono sottoposti a prova, in questo caso, tre provini con velocità del vento di 2 metri al secondo e tre provini con velocità del vento di 4 metri al secondo. In questa slide vediamo a sinistra un provino che non ha superato il test BRUFT2, dove vediamo che la fiamma ha superato i limiti appunto contrassegnati, mentre a destra un provino che ha dato esito positivo. Nello specifico, per superare i test, quindi il test BRUFT2, sia con velocità del vento di 2 metri al secondo, sia con velocità di 4 metri al secondo, devono essere soddisfatti dei criteri di classificazione, cioè questa lunghezza, la lunghezza danneggiata media della copertura e quindi del tetto, sia del manto, della membrana, sia del substrato, deve essere minore o uguale a 55 centimetri. Mentre la lunghezza media, mentre la lunghezza massima danneggiata del nostro manto, della membrana e dello substrato deve essere minore o uguale a 80 centimetri. Quindi quella media minore o uguale a 55, mentre quella massima danneggiata minore o uguale a 80 centimetri. Il test 3, quindi il metodo di prova per raggiungere la classificazione BRUF T3, oltre ai tizzoni ardenti e al vento, prevede un ulteriore irraggiamento di calore. Anche in questo caso si valuta sia la diffusione del fuoco dall'esterno, sia la sua penetrazione nella stratigrafia di copertura. In questo caso vengono sottoposti a test due provini con la stratigrafia da testare. Anche in questo caso abbiamo due inclinazioni della copertura, un'inclinazione di 5 gradi che è valida per le pendenze di tetto inferiori ai 10 gradi, un test con inclinazione di 30 gradi è valido per tutte le pendenze di coperture maggiori o uguali a 10 gradi. In questo caso abbiamo solo una velocità del vento che è quella di 2 metri al secondo. Andiamo veloci poi a vedere il quarto metodo di prova, quindi il metodo di prova per la classificazione BRUF T4. Questo è un metodo che viene realizzato in due fasi, quindi in due stadi. Sempre con tizzoni ardenti, vento e irraggiamento di calore supplementare. Anche per questo metodo si valuta sempre quella che è la diffusione del fuoco dall'esterno e anche la sua penetrazione nella stratigrafia di copertura. Alla prova preliminare, cioè quella del primo stadio, viene sottoposto un solo provino, mentre la differenza è che alla prova del secondo stadio vengono utilizzati tre provini. Vediamo com'è il contesto nazionale attuale per quanto riguarda coperture con o senza presenza di impianti fotovoltaici. Quindi, se abbiamo una copertura in assenza di impianti fotovoltaici, i sistemi impermeabili non sono oggetto di specifiche regolamentazioni di verifica al fuoco.
Quindi tutto quello che abbiamo visto finora non è necessario, nel senso che una membrana che deve essere posata a vista o un mantra sintetico deve essere posato su una copertura a vista che non abbia impianto fotovoltaico o che non abbia in previsione in futuro un'installazione di impianto fotovoltaico non ha bisogno di specifiche regolamentazioni. Cosa diversa invece è se siamo in presenza di impianti fotovoltaici oppure se progettiamo una copertura e magari un domani in futuro si potrebbe andare ad installare sulla copertura un impianto fotovoltaico. In questo caso i vigili del fuoco per l'Italia hanno emanato quella che è una guida nel 2012 e una successiva pubblicazione con dei chiarimenti alla guida che definiscono praticamente quelli che sono i requisiti che devono avere una copertura in caso di installazione di determinati tipi di impianti fotovoltaici. In questa slide vediamo proprio la prima pagina della guida per l'installazione di impianti fotovoltaici redatta appunto dal Dipartimento dei Vigili del Fuoco, mentre a destra quella dei chiarimenti, in cui vengono meglio appunto esplicitati e chiariti alcuni aspetti contenuti nella guida. E secondo la guida dei Vigili del Fuoco, appunto, nel caso, diciamo un po' riassumendo, nel caso di installazione di pannelli fotovoltaici in classe 1, cioè parliamo di pannelli con massimo livello di sicurezza, non è necessario alcun requisito particolare per la copertura. Quindi, sia per membrane sia per manti non sintetici non c'è alcuna richiesta specifica di requisito. Se invece nella nostra copertura fossero installati pannelli in classe 2 o superiore alle 2, cioè che hanno un livello di sicurezza minore, bisogna distinguere le cose. Allora, se questi vengono installati su un elemento in combustibile o con resistenza al fuoco EI30, come facciamo ad esempio un solaio in lattero cemento, un calcestruzzo, un massetto, una cappa cementizia, la copertura non necessiterebbe di ulteriori accorgimenti. In caso contrario, è necessario che la copertura sia classificata o BRUF T2, o BRUF T3, o BRUF T4, quindi secondo i metodi di prova che abbiamo appena visto. In caso di presenza di impianto fotovoltaico, la scelta di un sistema rispetto all'altro è comunque sempre in carico ai vigili del fuoco. Infatti può capitare che magari comunque un comando dei vigili del fuoco in una determinata provincia o quant'altro voglia sempre, indipendentemente dalla classe dei pannelli, sempre dei requisiti specifici della copertura. Per esempio, vogliono sempre una copertura che sia classificata BRUF T2. Quindi il nostro consiglio è che bisogna sempre sentire i vigili del fuoco. Quindi è sempre necessario progettare il sistema di copertura in collaborazione con il tecnico responsabile della prevenzione incendi e con i vigili del fuoco. Qui vediamo un estratto della guida in cui viene appunto l'allegato B, in cui si parla di installazione di impianti fotovoltaici dovrà essere eseguita in modo da evitare la propagazione di un incendio dal generatore fotovoltaico al fabbricato sottostante. Quindi abbiamo vari casi. Caso 1, installazione su strutture, elementi di copertura o di facciata incombustibili. Caso 2, interposizione tra il modulo fotovoltaico e il piano di appoggio, quindi la struttura di uno strato materiale di resistenza al fuoco almeno EI30 ed incombustibile. O il caso 3, in cui è necessaria una valutazione specifica del rischio di propagazione incendio. Quindi abbiamo una valutazione del rischio tenendo conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti, della classe di reazione al fuoco del modulo fotovoltaico, quindi classe 1 o classe 2, oppure una valutazione del rischio ad hoc finalizzata al raggiungimento degli obiettivi del regolamento UE 305/2011. Quindi ci sono vari scenari, vari casi. Per riassumere, quindi
possiamo avere comportamento al fuoco dei pannelli fotovoltaici in classe 1, classe 2 o classe superiore alla 2, abbiamo detto. I pannelli fotovoltaici in classe 1 sono quelli a maggiore livello di sicurezza, quindi quelli più efficienti dal punto di vista della sicurezza. Nel caso si intenda tenere conto della classe di resistenza agli incendi esterni dei tetti e delle coperture dei tetti, quindi tetti classificati F-Roof, quindi F-Roof vuol dire che non hanno una classificazione, non hanno raggiunto una classificazione B-Roof T2, T3, T4, possono essere installati pannelli fotovoltaici di classe 1 equivalente. Mentre tetti classificati B-Roof T2, T3, T4 sono necessari con pannelli fotovoltaici di classe 2 o equivalente di azione al fuoco. Se invece abbiamo strati ultimi di copertura, impermeabilizzazioni o pacchetti isolanti classificati F-Roof installati su coperture I30, posso avere un pannello fotovoltaico in classe 2 equivalente al fuoco. Quindi vediamo come procedere. Intanto la domanda da porsi, sia in fase progettuale, è: abbiamo un impianto fotovoltaico in copertura o potremmo averlo in un futuro? No. Se siamo sicuri che non verrà mai installato un impianto in copertura, non abbiamo alcun accorgimento da ottemperare, quindi non abbiamo neanche alcuna preoccupazione. Quindi nessuna regolamentazione in termini di classificazione al fuoco del nostro sistema impermeabile. Se invece abbiamo in copertura un impianto fotovoltaico o la previsione di installarlo in un futuro, dovrò fare la valutazione del rischio incendio da parte di un tecnico abilitato. Se i nostri moduli fotovoltaici rientrano in classe 1, quindi quelli a maggiore livello di sicurezza, anche qui non avremmo bisogno di alcuna regolamentazione in termini di classificazione al fuoco. Se invece abbiamo moduli fotovoltaici in classe 2 o superiore alla 2, con manto a vista è richiesto un manto appunto che abbia classificazione B-Roof T2, T3 oppure T4. Mentre se abbiamo coperture zavorrate, la zavorra o protezione deve essere classificata EI30. Il nostro consiglio per l'appunto è comunque che il tecnico abilitato contatti sempre il comando provinciale dei vigili del fuoco di riferimento e chieda sempre parere preventivo al comando. Passiamo all'altro argomento che riguarda le coperture a vista, con membrane o manti sintetici e membrane bituminose, sono le coperture antigrandine. E come abbiamo tutti noi potuto notare e constatare, il cambiamento climatico degli ultimi anni, soprattutto nell'ultimo ventennio, ha determinato eventi meteorici sempre più intensi e sempre più spesso anche a carattere straordinario. Come per esempio le grandinate. Grandinate, infatti, soprattutto anche negli ultimi anni, abbiamo avuto grandinate di grande rilievo, sia per intensità e anche per dimensioni proprio dei chicchi di grandine, a volte con chicchi di grandine grandi quanto palle da tennis. Queste precipitazioni, che sono sempre appunto più violente, possono determinare lacerazioni dell'elemento di tenuta e causare punti diffusi di infiltrazione, che il più delle volte richiedono il rifacimento completo della copertura. Quindi nell'ambito di quella che è una corretta progettazione del sistema impermeabile di copertura, è molto importante valutarne quella che sarà la sua durabilità e quindi quella che è la durabilità del sistema impermeabile di copertura. Una cosa importante da dire e da sottolineare è che di fatto non esiste un sistema impermeabile che abbia resistenza assoluta alla grandine, soprattutto se arriva una grandinata catastrofica come quella degli ultimi anni, che distruggono anche lucernari, coperture in lamiera, c'è poco da fare. Ma diciamo che generalmente per la maggior parte delle grandinate è possibile ridurre sensibilmente il rischio dei danni ai sistemi impermeabili scegliendo membrane o manti
sintetici, quindi membrane bituminose o manti sintetici, con valori elevati di resistenza alla grandine. Secondo due test normati, che adesso vedremo nella slide successiva, che definiscono appunto dei parametri di resistenza alla grandine dei nostri sistemi impermeabili. Qui stiamo parlando di sistema impermeabile sempre a vista. Logicamente la protezione migliore all'azione della grandine sarebbe quella di avere una copertura con sovrastante strato di zavorra o una unghiaia, quadrotti, una pavimentazione o un giardino pensile. Ma spesso questo sistema cioè il sistema di impermeabilizzazione a vista è una scelta obbligata. Pensiamo per esempio anche ai sovraccarichi e ai carichi, quindi sono molte volte non ci sono sovraccarichi disponibili della copertura, quindi l'unica soluzione è progettare una copertura con un sistema impermeabile a vista. Motivo per cui è importante ancora una volta e ancora di più scegliere il sistema impermeabile idoneo a resistere adeguatamente alle sollecitazioni a cui è esposto durante la sua vita utile. Per quanto riguarda i test di resistenza alla grandine, di cui vi parlavo prima e a cui possono essere sottoposte membrane bituminose e manti sintetici, abbiamo una norma di riferimento che è la EN 13583 del 2012. Questa norma definisce le caratteristiche del test di resistenza alla grandine, che viene condotto con delle palline di poliammide di 40 mm di diametro e del peso di circa 40 grammi, 38,5 per la precisione, che colpiscono provini di campione di membrano, di manto, simulando appunto l'impatto della grandine. I provini, quindi i campioni di manto o di membrana, vengono posizionati su un supporto che è costituito da una piastra di acciaio che viene mantenuta a una temperatura costante di 10 gradi centigradi con sovrastante foglio di carta abrasiva. E questo è, diciamo che il test viene realizzato su due supporti. Questo è un supporto chiamato supporto rigido. Poi viene realizzato anche su un supporto chiamato morbido, dove abbiamo sempre la nostra piastra di acciaio, ma sopra viene posto un pannello in polistirene espanso, quindi in EPS, con limitata resistenza a compressione. Infatti è una resistenza a compressione che va dai 100 ai 110 kPa. In questo caso i risultati del test vengono espressi come la velocità necessaria alla sfera per causare la rottura superficiale dei campioni testati. In questo caso, vediamo un estratto della scheda tecnica della nostra membrana Futura RS4F e vediamo come la nostra membrana abbia raggiunto un valore di velocità di danneggiamento maggiore o uguale a 41 metri al secondo, che corrispondono a quasi 150 km/h, quindi valori considerevoli. Oltre a questo test europeo, quindi secondo la norma IN 13583, è stato sviluppato in Svizzera un'ulteriore tipologia di certificazione, quindi di classificazione di resistenza alla grandine, che è denominata APIB Test Specification numero 9. Questo test definisce un metodo che riguarda le sole membrane bituminose con l'utilizzo di sfere di ghiaccio, questa volta di 50 mm di diametro, quindi 5 cm di sfera di ghiaccio, e del peso di circa 60 grammi. Queste sfere vengono sparate a velocità differenti sui provini e in base alle diverse velocità utilizzate, le membrane possono ottenere 5 diverse classificazioni, da HV1 fino alla classe HV5. E la classe HV5, per esempio qui vediamo la nostra membrana, l'estratto della nostra membrana Futura RSMR, che ha raggiunto la classificazione HV5. HV5 vuol dire che la prova è stata eseguita sparando questa sfera di ghiaccio di 50 mm a una velocità
di 30,8 metri al secondo, cioè di 110 km orari. Altra cosa importante, altro aspetto importante da sottolineare è che il valore di resistenza alla grandine, quindi il valore di resistenza di un manto, di una membrana, è correlato ad alcuni aspetti dell'elemento di tenuta. In primis, sicuramente lo spessore. Quindi qui vediamo, per esempio, in questa immagine, che è un estratto della scheda tecnica del nostro manto sintetico in FPO, TPO, MAP e Plan TM, come lo spessore del manto sintetico influisca anche su quella che è la resistenza alle grandini. Infatti, all'aumentare dello spessore, quindi qui abbiamo lo spessore di 1,5 mm, 1,8 e 2 mm, aumentino anche quelli che sono i valori di resistenza alla grandine. Quindi vediamo in questa riga contrassegnata appunto da questo rettangolo arancione, come i valori di resistenza alla grandine aumentino con l'aumentare dello spessore del manto impermeabile. Per quanto riguarda i manti sintetici, lo spessore che noi consigliamo sempre è almeno 1,8 mm, ancora meglio se 2 mm. Mentre per quanto riguarda membrane bituminose, parliamo sempre di sistemi in doppio strato, quindi costituiti da due strati di membrana impermeabile, 4 più 4 mm. Altro aspetto fondamentale e di primaria importanza è di scegliere sistemi con armatura interna che abbia elevati valori di resistenza al punzonamento. Altra cosa poi è che il manto sintetico è dotato per sua natura di alta elasticità, che gli conferisce una buona resistenza alla grandine. Nei manti, MAP e Plan poi in polionefine flessibili, quindi in FPO-TPO, come il manto MAP e Plan TM, la flessibilità è una caratteristica intrinseca propria del manto, quindi rimane immutata nel tempo e questo garantisce la massima durata della copertura. Per quanto riguarda le membrane bituminose, invece, sono da preferirsi membrane con compound elastoplastomerico e aventi flessibilità a freddo meno 20, meno 25 gradi centigradi, quindi comunque membrane con prestazioni elevate. E aventi armatura stabilizzata in non tessuto di poliestere con elevata resistenza appunto al punzonamento, come detto prima. Le membrane in genere hanno una protezione superficiale in scaglia di ardesia, che serve appunto per la resistenza ai raggi UV, o per effettuare, o per realizzare, come vedremo dopo, sistemi con roof, quindi membrane di colore bianco ad alta riflettanza, che aiutano appunto a predisporre anche la membrana a una maggiore resistenza all'impatto della grandine. Come sempre, poi è l'intera stratigrafia di copertura che, correttamente progettata, garantisce quella che è la massima durabilità del tetto. Quindi è sempre bene scegliere anche un isolamento termico che abbia una resistenza a compressione adeguata, al contempo sia per realizzare una corretta posa del sistema impermeabile, e sia per garantire una corretta tenuta a quello che è l'impatto della grandine. E soprattutto è bene, anche a proposito del sistema isolante, è bene sempre accostare accuratamente i pannelli in modo che non si creano vuoti all'intradosso dell'elemento di tenuta e che poi, quindi, quando magari la grandine va a impattare, trovando questi vuoti, vada a danneggiare con più facilità il nostro manto impermeabile. Polyglass, rispetto a queste tematiche, offre tutta una serie di prodotti e soluzioni rispondenti sia ai requisiti di resistenza al fuoco e sia di resistenza alla grandine, di cui abbiamo appena parlato. Nel sito Polyglass, poi, vorrei ricordare, è possibile scaricare anche della documentazione specifica sulle tematiche che stiamo affrontando oggi, come vediamo qui il focus tecnico proprio copertura antifuoco antigrandine. E poi ci sono anche altri focus tecnici in cui potete trovare un po' il sunto degli argomenti di cui stiamo parlando oggi, di cui parleremo anche nei prossimi webinar, con richiami poi alle varie normative, ai sistemi dedicati alla progettazione di coperture.
e anche alcune referenze appunto realizzate con i nostri prodotti. Per quanto, vediamo un po' un attimo quella carrellata di prodotti, per quanto riguarda membrane bituminose, Polyglass con certificazione antifuoco, e quindi aventi certificazione antifuoco BRUF T2, secondo la norma UNI-EN 13501 parte 5. Abbiamo la membrana Elastoflex SA AFP. SA sta per self adhesive, quindi sono membrane bituminose elastomeriche autoadesive, quindi della linea Adeso, che possono essere applicate senza quindi utilizzo di fiamme libere, quindi proprio a freddo, sfruttando la loro proprietà autoadesiva del compound. Hanno armatura in un tessuto di poliestere, come dicevo prima, stabilizzata con fili di vetro che conferiscono appunto alla membrana buona resistenza al punzonamento e resistenza a trazione. Per rispondere alla classificazione BRUF T2, unico aspetto è che questa membrana deve essere utilizzata in abbinata, cioè deve essere utilizzata in doppio strato. Come primo strato devo utilizzare sempre la membrana Elastoflex SA-AFP 2 mm, quindi una membrana 2 mm liscia, come secondo strato l'Elastoflex SA granigliata da 3,5 kg. Questo vale sia per le coperture continue, quindi coperture piane continue, sia se la membrana sia applicata in coperture discontinue, quindi coperture a falda con sistema impermeabile appunto costituito da primario, costituito da coppio tegole. Abbiamo poi la membrana Futura RS4AF, che è una membrana impermeabile tradizionale, diciamo, quindi che viene applicata a fiamma, elastoplastomerica, che è costituita da uno speciale compound a base di bitume distillato polimero, modificato con particolari polimeri, come anche le polioleffine, e aggiunta di additivi speciali. Abbiamo poi la membrana Elastoflex S6AFP, che questa volta è una membrana elastomerica, anch'essa con armatura in un tessuto di poliestere, da filo continuo, stabilizzato con fili di vetro. In questo caso abbiamo versioni granigliate, quindi versioni che vanno logicamente applicate come strato a finire. Vediamo un po' di campi di applicazioni di queste membrane BRUF T2, quindi come detto in precedenza, per quanto riguarda la membrana autoadesiva Elastoflex SA-AFP, questa deve essere utilizzata in combinata, quindi in doppio strato, un primo strato di Elastoflex SA-AFP 2 mm più un secondo strato di granigliata. Per rispondere alla certificazione BRUF T2, questa membrana può essere applicata solo su supporti in legno che abbiano densità maggiore o uguale a 350 kg m³. Mentre per quanto riguarda la membrana Futura RS4 AF, sono applicabili anche in monostrato. E vediamo che possono essere applicate su qualsiasi supporto, sia esso combustibile o non combustibile, in quanto sono state testate con un substrato in EPS. L'unico vincolo è che la densità del supporto sia maggiore o uguale a 0,75 volte la densità del substrato testato. Quindi nel caso della Futura RS4F da 5 kg è stato utilizzato un EPS con densità di 18 kg³, quindi potrà essere utilizzato con qualsiasi supporto avente densità maggiore o uguale a 13,2 kg³. Sempre per il fatto che deve essere 0,75 volte il substrato testato. Mentre con la Futura RS4F 4 mm abbiamo utilizzato un EPS da 20 kg³, quindi la densità del substrato può essere aumentata a 15 kg³. Per quanto riguarda invece la membrana Elastoflex SA-AFP da 5,5 kg o 4,5 kg granigliata, può essere utilizzato con qualsiasi substrato combustibile o non combustibile avente densità maggiore o uguale a 15 kg. Tutte queste stratigrafie possono essere realizzate su qualsiasi pendenza. Vediamo poi quelle che sono le nostre membrane bituminose
che hanno classificazione antigrandine, quindi abbiamo ancora la membrana Future RS4AFP, che quindi oltre ad avere certificato di classificazione al fuoco Birus T2 è stata sottoposta anche a test di determinazione di resistenza alla grandine secondo norma EN 13583. Nello specifico, sul supporto rigido con velocità di danneggiamento maggiore o uguale a 41 metri al secondo, mentre sul supporto morbido, quindi sul PS, con velocità di danneggiamento maggiore o uguale a 28 metri al secondo. Altro prodotto classificato antigrandine è la membrana Futura RS-MR, che è stata sottoposta a test questa volta secondo APIB numero 9, che è l'altra tipologia di test vista in precedenza, e che ha ottenuto il raggiungimento appunto della classe massima HV5, che corrisponde quindi alla velocità di 30,8 metri al secondo. Per quanto riguarda i manti sintetici, abbiamo la distinzione tra manti in poliolefine flessibili, FPO-TPO, antifuoco, che si dividono in manti per sistemi fissati meccanicamente, quindi manti a vista fissati meccanicamente. Abbiamo il MAPPLAN TM18 Biruf T2, MAPPLAN TM20 Biruf T2 T3, MAPPLAN TM18 ancora Biruf T2, MAPPLAN TM15 18-20 Biruf con classificazione Biruf T1. Per quanto riguarda invece i sistemi incollati, quindi i sistemi con manti a vista incollati, dove questa volta sono vincolati tramite incollaggio, abbiamo MAPPLAN TAF 15-18-20 Biruf T1 e MAPPLAN TAF 18-20 Biruf T2. E questi sono gli spessori, quindi 15 sta per 1,5 mm, 18 1,8 mm e 20 sono 2 mm. Per quanto riguarda i manti sintetici in PVC antifuoco, abbiamo i manti fissati meccanicamente, quindi MAPPLAN M15-18-20 Biruf T1-T3 o MAPPLAN M15-18-20 Biruf T2. Una cosa da far notare, al contrario delle membrane bituminose che con classificazione antigrandine avevamo solo i due prodotti visti in precedenza, per quanto riguarda i manti sintetici invece, che rimangono, che sono appunto per destinazione d'uso su coperture a vista, hanno tutti test di resistenza alla grandine, siano essi con classificazione antifuoco oppure normali. Quindi MAPPLAN TM o TM Biruf, MAPPLAN M o M Biruf o TAF hanno tutti classificazione antigrandine. Quindi nella scheda tecnica di questi materiali si possono trovare le indicazioni delle varie resistenze e classi di resistenza alla grandine secondo i test effettuati. Parliamo ora di coperture cool roof, quindi soluzioni di coperture ad alta riflettanza solare ed elevata efficienza energetica. Queste coperture possono essere realizzate con tutte le tipologie di prodotti e di sistemi che abbiamo visto finora. Cosa sono i cool roof? I cool roof sono coperture che hanno una elevata capacità di riflettere la radiazione solare incidente e quindi contemporaneamente emettere energia termica nell'infrarosso. Hanno cioè una elevata riflettanza solare e contemporaneamente una elevata emissività termica. I cool roof sono coperture caratterizzate da una bassa temperatura superficiale anche nel periodo estivo e sotto irraggiamento solare diretto. Adesso vedremo nelle prossime slide più nel dettaglio questi parametri che definiscono cosa sono questi parametri che definiscono e caratterizzano appunto i cool roof, quindi elevata riflettanza solare, emissività termica. La riflettanza solare, per l'appunto, è la capacità che ha un materiale o una superficie di riflettere la radiazione solare incidente. La riflettanza
poi strettamente correlata alla colorazione della superficie. Infatti, più chiara è la superficie e più alta sarà quindi la riflettanza. Quindi va da sé che una copertura con colore bianco avrà un'elevata riflettanza solare. La temperatura superficiale di conseguenza resta, con appunto elevata riflettanza solare, resta fresca anche sotto irraggiamento solare diretto. Questo limita quindi il flusso di calore entrante nell'edificio, nei locali sottostanti, con conseguente appunto risparmio energetico, per esempio nei mesi estivi per il riscaldamento dell'edificio. A titolo informativo, pensiamo che una variazione del valore della riflettanza da 0,60 a 0,80, ah, la riflettanza non l'ho detto, si definisce con un valore che va da 0 a 1, dove 0 corrisponde a una superficie che assorbe totalmente la radiazione, mentre 1 corrisponde a una superficie che riflette totalmente la radiazione, oppure viene espresso in percentuali. Quindi stavo dicendo che una variazione da 0,60 a 0,80 permette di risparmiare fino a un terzo del fabbisogno energetico annuale di un immobile. Vediamo ora cos'è l'emissività termica. L'emissività termica è la capacità invece di un materiale o di una superficie di dissipare il calore. Quindi una superficie dotata di elevata emissività termica ha la proprietà di dissipare efficacemente il calore verso l'ambiente su cui si affaccia. Quindi, nel caso delle coperture, di dissipare il calore verso l'ambiente esterno. Si definisce anch'essa con un valore che va da 0 a 1, dove 0 corrisponde a una superficie che assorbe totalmente il calore, mentre 1 corrisponde a una superficie che dissipa totalmente il calore verso l'ambiente esterno, oppure anch'essa in percentuale. Altro parametro delle coperture con luffe è il valore SRI, cioè il valore o l'indice di riflessione solare. È un valore basato su un metodo di calcolo per definire e misurare la combinazione tra proprietà di riflettanza solare ed emissività termica, che siano essa di un materiale o di una superficie. L'impatto combinato di caratteristiche di riflettanza solare ed emissività termica viene misurato secondo lo standard ASTM E1980 e viene calcolato secondo tre condizioni di ventosità: bassa ventosità, media e alta. E il valore SRI si definisce in percentuale. Più è alto il valore SRI e più bassa sarà la temperatura superficiale sotto irraggiamento della nostra copertura. Cosa da specificare è che, trattandosi di un metodo di calcolo basato su valori e superfici di riferimento, il risultato può essere anche superiore al 100%. Noi vedremo tra poco, infatti, noi abbiamo dei prodotti che hanno valore SRI di 102, 105 e anche 106. Andiamo a vedere quelle che sono un po' le caratteristiche e i vantaggi di realizzare una copertura con roof, quindi una copertura che abbia elevata riflettanza solare. Abbiamo sicuramente un incremento dell'aspettativa di vita della copertura, quindi una maggiore durata nel tempo sia dei manti impermeabili, quindi manti sintetici o membrane bituminose, e anche proprio di tutto il pacchetto di copertura, in quanto l'azione di naturale invecchiamento indotta dal calore, dai raggi solari, dai raggi UV è molto ridotta appunto dalla bassa temperatura superficiale. Inoltre vi è una maggiore stabilità dimensionale proprio del tutto il pacchetto di copertura, quindi della stratigrafia di copertura e anche delle strutture portanti, sottostanti. Questo grazie alla ridotta influenza delle alte temperature, soprattutto magari in estate, quindi questo causa minori movimenti, minori dilatazioni, minori fessurazioni, eccetera. Quindi vi è un beneficio proprio di tutto il pacchetto di copertura. Vi è poi un risparmio energetico per la climatizzazione estiva degli ambienti interni dell'edificio. Quindi vi è anche un miglioramento proprio dell'efficienza energetica dell'intero involucro dell'edificio.
vi è un miglioramento del comfort abitativo interno, quindi grazie alla riduzione della temperatura superficiale della nostra copertura, anche gli ambienti sottostanti rimangono più freschi. Quindi vi è un generale miglioramento del comfort abitativo interno dei locali, soprattutto appunto nel periodo estivo. Altro aspetto importante poi è la riduzione dell'effetto isola di calore. Quindi l'isola di calore è quel fenomeno per cui nelle aree urbane densamente edificate e semidificate si genera un innalzamento della temperatura rispetto alle temperature registrate nelle aree rurali. Quindi le coperture cool roof, abbassando le temperature superficiali delle coperture, generano anche un effetto di riduzione appunto dell'isola di calore. Altro aspetto fondamentale, visto anche la tematica che trattiamo stasera, è che i pannelli fotovoltaici risentono un beneficio, hanno un maggior rendimento, quindi, se vengono installati su coperture con roof. Questo perché? Perché la temperatura è ridotta e costante. Ricordiamo che infatti i pannelli fotovoltaici avrebbero il massimo rendimento intorno ai 25 gradi centigradi. Con le coperture con roof, vedremo tra poco, raggiungiamo, siamo sui 40 gradi, quindi e abbiamo una temperatura costante, non abbiamo dei picchi di temperatura e delle forti escursioni. Quindi questo tutto a beneficio e vantaggio del rendimento appunto degli impianti fotovoltaici installati sulla copertura. I manti impermeabili sintetici in poliolefine flessibili, quindi in FPO, TPO, MAP e PLAN T, hanno, per conformazione loro proprio del manto, una speciale colorazione bianca denominata bianca smart white, che garantisce una riflettanza solare elevata. Il bianco smart white, appunto, può ridurre di oltre il 50% la temperatura superficiale della nostra copertura se paragonato a una copertura di colore scuro o nera. Di conseguenza, come abbiamo detto anche prima, riduce anche e mantiene costante la temperatura interna dell'edificio. Questo è un vantaggio indiscutibile, soprattutto nei mesi caldi. Con la riduzione della temperatura superficiale e quindi un'ottimizzazione degli impianti di condizionamento e climatizzazione per gli ambienti esterni, con conseguente risparmio economico. A supporto di quello che ho appena detto, Polilas ha effettuato dei test. Quindi nell'estate 2015, che è stata poi una delle estati più calde degli ultimi decenni, sono state realizzate direttamente sulla copertura del nostro stabilimento a Ponte di Piave, in provincia di Treviso, delle prove di misurazione di temperatura superficiale, utilizzando tre manti sintetici, MAP e PLAN T, in FPO TPO, quindi in poliolefine flessibili, con differenti colorazioni superficiali. Una grigio scura, una verde chiaro pastello e l'altra nella classica colorazione bianco smart white. Le misurazioni sono state effettuate sempre nelle ore calde della giornata, quindi generalmente venivano effettuate nelle ore 14, quindi sotto piena insolazione. Altra cosa da sottolineare è che i manti sono stati posati su un pannello isolante con spessore di 60 mm. Questo è il grafico con le varie rilevazioni effettuate. Quindi in questo diagramma vediamo indicate sulle ordinate le temperature superficiali rilevate, quindi da 0 fino a 64,5 gradi, mentre sulle ascisse la temperatura ambientale esterna. Come visibile sulla superficie del manto MAP PLAN T di colore bianco, la temperatura superficiale è il picco massimo è intorno ai 40 gradi, che è circa 20-25 gradi in meno rispetto ai 65 gradi di una colorazione del manto con colorazione grigio scura. Come
Questo cosa fa? Fa altro che confermare con una prova tangibile l'effettiva funzionalità quindi della colorazione bianco smart white. Quindi avere un manto sintetico come il nostro MapPlan ETM, per esempio, con la finitura che ha una colorazione bianco smart white, contribuisce sicuramente in modo significativo a quello che è il miglioramento dell'efficienza energetica dell'edificio su cui viene installato. Vediamo quali sono un po' di decreti e crediti che possiamo ottenere anche con installazione di coperture Cool Roof. In Italia, il decreto interministeriale del 26 giugno 2015, che è lo strumento legislativo in materia di efficienza energetica degli edifici, ha introdotto, anzi, dei contenuti relativamente appunto al comportamento estivo degli edifici. Nello specifico, nell'allegato 1 del decreto è espressamente indicato che al fine di limitare i fabbisogni energetici per la climatizzazione estiva e di contenere la temperatura interna degli ambienti, nonché di limitare il surriscaldamento a scala urbana, per le strutture di copertura degli edifici, è obbligatoria la verifica dell'efficacia in termini di rapporto costi-benefici dell'utilizzo di. Quindi è contemplato nel punto A il materiale a elevata riflettanza solare per coperture Cool Roof, assumendo come valori di riflettanza solare valori maggiore o uguale a 0,65 se stiamo parlando di coperture piane, mentre valori maggiore o uguale a 0,30 per coperture nel caso di coperture inclinate. In Italia, poi, nell'ambito delle costruzioni, ristrutturazioni o manutenzione di edifici pubblici, è stato adottato un ulteriore sistema di requisiti. Quindi, oltre al decreto ministeriale, abbiamo i CAM, che sono i criteri ambientali minimi, che si allineano un po' a quelle che sono le strategie di tutela ambientale già diffuse a livello mondiale. L'adozione dei criteri ambientali minimi fa riferimento al decreto del 11 gennaio 2017, aggiornato sempre poi nell'ottobre 2017, che è il decreto criteri ambientali minimi per affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici. Per quanto riguarda le coperture, è possibile conseguire i seguenti CAM, quindi criteri ambientali minimi. Al punto, quindi alla sezione 2.2.6, riduzione dell'impatto sul microclima e dell'inquinamento atmosferico. Quindi è previsto uso di materiali ad alto indice di riflessione solare, quindi SRI, in caso quindi di realizzazione di coperture con pendenza inferiore o inferiore o uguale al 15%, dovremo avere un indice di riflessione solare, quindi un SRI maggiore o uguale a 76, mentre per coperture con pendenza maggiore al 15%, l'SRI dovrà essere maggiore o uguale a 29. Altro sistema di classificazione degli edifici ecosostenibili è LEED, la certificazione LEED, è una certificazione che è riferita all'edificio nel suo complesso. E infatti ne certifica l'impatto ambientale, la sostenibilità dell'edificio, del manufatto edilizio, ed è stato sviluppato negli Stati Uniti nei primi anni 90. In Italia è stato introdotto nel 2008 ed è un sistema di certificazione che si basa sull'attribuzione di crediti e viene articolato in differenti categorie. In particolare, per quanto riguarda le coperture ad alta riflettanza solare, quindi Cool Roof, si fa riferimento alla categoria 1, che è la sostenibilità del sito, in particolare al credito 7.2, effetto isola di calore, quindi specifico delle coperture. Per ottenere questo credito, dovuto appunto alla riduzione dell'effetto isola di calore, è necessario realizzare coperture con valore di SRI maggiore o uguale al 82% se la nostra copertura ha pendenza minore o uguale al 15%, oppure realizzare coperture con valore SRI maggiore o uguale a 39 se la pendenza è maggiore al 15%.
In questa slide vediamo un confronto diretto tra diverse coperture con diversi sistemi impermeabili. Prima ricordavamo che oltre che i nostri manti sintetici appunto hanno una colorazione bianco smart white, ma anche le nostre membrane bituminose hanno disponibile membrane bituminose con finiture in scaglie d'ardesia, quindi membrane granigliate, hanno disponibile come finitura una scaglia di colore bianco denominato bianco super white, che è un bianco appunto ad alta riflettanza. E oltretutto, nella nostra gamma prodotti speciali sono anche disponibili delle pitture protettive di colore bianco riflettente, e appunto per sistemi QRF, sono pitture protettive da applicare su membrane bituminose. Nello specifico, Polyglass ha due tipologie di pittura con colorazione bianco riflettente, una base acqua che è chiamata Polysynth Sun Reflect e una base solvente chiamata Polyver Super White. Queste due pitture hanno un SRI rispettivamente di 105 per il Polysynth Sun Reflect e di 106 per il Polyver Super White. Qui vediamo come a sinistra una copertura con membrana grigia può raggiungere anche gli 80 gradi centigradi in estate, logicamente, sotto irraggiamento solare diretto. Mentre la stessa copertura, se avesse una membrana, come secondo strato, a vista, una membrana con finiture in scaglie di ardesia super white, appunto, quindi bianco ad alta riflettanza, arriverebbe ad avere una temperatura superficiale massima di 55 gradi centigradi, con riflettanza solare di 0,69 e un SRI di 85%. Se poi nella nostra copertura applicassimo sopra la nostra membrana con scaglie ardesia una pittura protettiva ad alta riflettanza, come quella di cui ho appena parlato, per esempio Polysynth Sun Reflect, quindi a base acqua, la nostra temperatura superficiale massima arriverebbe a 40 gradi centigradi. Quindi stiamo parlando della metà rispetto alla prima copertura. Stessa cosa vale con un manto sintetico, che quindi è un manto sintetico in polviene fine flessibile con colorazione superficiale bianco smart white, anch'esso con indice di riflessione solare SRI 102, e anche questo, come abbiamo visto dai test di prima, che arriva a circa 40-42 gradi, quindi comunque la metà rispetto a una copertura avente colorazione grigio scura o comunque con i colori scuri. Vediamo ora quali sono i sistemi impermeabili certificati che Polyglass ha progettato secondo la regola dell'arte e per cui è stato emesso un certificato appunto di conformità alla regola dell'arte rilasciato da Bureau Veritas. E nello specifico andiamo a vedere appunto quali sono questi sistemi, per il momento solo con membrane bituminose, in quanto tra poco avremo anche sistemi realizzati con manti sintetici, sono in lavorazione, nello specifico appunto per coperture a vista. Quindi possiamo avere una copertura a vista senza isolamento termico, quindi abbiamo il nostro solaio, promotori di adesione e le nostre membrane. Quindi una copertura con protezione in graniglia superficiale e accessibile per sola manutenzione della copertura o per manutenzione delle sovrastrutture tecnologiche, quindi per manutenzione di, per esempio, nel nostro caso, impianti fotovoltaici. In questo caso è consigliata sempre la realizzazione di zone o corsie pedonabili, quindi allo scopo di creare delle corsie preferenziali per la manutenzione degli impianti. Vediamo nello specifico la nostra stratigrafia, quindi il supporto, che è il nostro solaio monolitico in calcestruzzo, laterocemento o comunque avente una cappa cementizia, magari per la formazione delle pendenze, il nostro promotore dell'adesione e un doppio strato impermeabile. In questo caso, essendo sistemi certificati da Bureau Veritas, devono rispettare quelle che sono le indicazioni del codice di pratica IGRAE.
e di tutte le normative vigenti nel campo appunto delle coperture continue, come la UNI 8178 parte 2. Quindi in questo caso troverete sempre come membrane, primo strato, una classe prima del codice di pratica IGLAE, mentre come secondo strato una classe S del codice di pratica IGLAE. Quindi sono membrane con caratteristiche elevate, quindi sono membrane, diciamo, top di gamma. In questo certificato, appunto, troverete tutta una serie di membrane che si possono utilizzare, che rispecchiano appunto questi requisiti. In questa copertura, poi vediamo che è stato applicato il numero 5, è un punto 1 di rivestimenti protettivi per coperture Q-Roof, quindi può essere un polyver super white o un polysintesa tecnica. Stessa cosa, medesima cosa, abbiamo se abbiamo un isolamento termico, quindi una copertura a tetto caldo. Possiamo avere il nostro sistema impermeabile, con quindi isolante termico o fissato meccanicamente mediante idoneo sistema di fissaggio meccanico, oppure incollato, oppure sfilmato sulla membrana, sulla barriera a vapore sottostante. Anche in questo caso possiamo avere o la colorazione della membrana del secondo strato direttamente in bianco super white, oppure un eventuale rivestimento protettivo a ulteriore protezione e appunto incremento della riflettanza solare del nostro pacchetto. Per quanto riguarda le coperture a vista, oltre al supporto monolitico, quindi struttura in laterocemento, in calcestruzzo armato monolitica, possiamo avere delle stratigrafie con degli elementi prefabbricati. In questo caso la stratigrafia B12, quindi sistema B12, è realizzato su dei tegoli a doppio T. Vediamo più nello specifico in questo caso, in cui si nota questo accorgimento, quindi nell'accostamento dei tegoli prefabbricati a doppio T prima del posizionamento della barriera a vapore è necessario applicare una fascia di pontage di circa 30-33 cm vincolata per adesione solo da un lato del tegolo, in modo che possa, diciamo, far assorbire poi alla barriera a vapore applicata in totale adesione quelli che sono i movimenti e le dilatazioni negli accostamenti dei tegoli. E poi abbiamo la nostra stratigrafia impermeabile, con sempre il nostro strato impermeabile in membrana bituminosa, che può essere in colorazione bianca super white o sempre comunque con una finitura bianca ad alta riflettanza. Abbiamo poi la stratigrafia di sistema B13, che è una copertura a vista con isolamento termico su elementi prefabbricati, questa volta di tipo alari, quindi su tegoli alari. In questo caso vediamo in questo disegno la corretta progettazione e realizzazione di un tegolo alare appunto con sistema certificato Bureau Veritas, quindi abbiamo i nostri pannelli isolanti fissati meccanicamente. Un primo strato dell'elemento di tenuta applicato sul piano, poi delle fasce di rinforzo angolari con membrana dello stesso tipo del primo strato dell'elemento di tenuta e poi il nostro secondo strato dell'elemento di tenuta che va a rivestire e impermeabilizzare tutto il tegolo. Vediamo velocemente anche il nostro sito internet per concludere. Nel nostro sito internet appunto potrete trovare tutti i nostri sistemi certificati secondo la regola dell'arte. Sono 13 sistemi da cui poi si sviluppano tutta un'altra serie di capitolati per un totale di 89 proposte tecniche di cui potrete scaricare ogni sistema avrà un elenco di prodotti, quindi una stratigrafia con tutti i prodotti e per ogni sistema è scaricabile il pacchetto di schede tecniche di tutti i prodotti inseriti. E tramite registrazione al sito è possibile scaricare anche tutta una serie di documentazione che va dalla proposta tecnica con voci capitolari in formato PDF e anche in formato Word edittabile, quindi dove il progettista può andare a mettersi il cantiere dove è ubicato, può andare a mettersi la copertina, l'intestazione e quant'altro, e anche i disegni sia in formato PDF che DVG. Inoltre, può scaricare anche quello che è il certificato di conformità Bureau Veritas, quindi relativo al sistema impermeabile scaricato, la proposta tecnica, appunto, formato PDF ed editabile Word,
tutta una serie di disegni tecnici PDF di UG, e altra cosa importantissima che può che è scaricabile con l'intero pacchetto è il manuale d'uso e manutenzione relativo al sistema impermeabile. Questo manuale d'uso e manutenzione è stato realizzato in collaborazione con il Politecnico di Milano, e nello specifico con l'ingegnere Matteo Fiori, ed è stato realizzato ad hoc per il sistema impermeabile, per ogni sistema impermeabile. Quindi poi all'interno il progettista avrà lo spazio per andare a mettersi per esempio la planimetria, il cantiere, della planimetria della copertura, il cantiere e quant'altro, e ha già il manuale di manutenzione e d'uso pronto. Nel nostro sito inoltre è scaricabile la brochure, il DEPIAM Sistemi e Regola d'Arte, in cui vi è un po' spiegato tutto il funzionamento dei sistemi appunto certificati a regola d'arte, e inoltre troverete un generatore di sistemi impermeabili, cioè se voi non avete o avete chiaro qual è la vostra copertura, però non sapete come trovare il sistema, c'è sulla sezione Tool e Download, c'è la sezione Generatore di sistemi impermeabili, in cui entrando selezionerò il tipo di impermeabilizzazione. Ho detto prima che per il momento è disponibile solo con membrane bituminose, ma a breve sarà disponibile anche con manti sintetici. Andrò a selezionare quella che è la destinazione d'uso della copertura. Qui per esempio abbiamo selezionato accessibile per sola manutenzione della copertura, quindi è una copertura a vista e, con presenza di impianto fotovoltaico. Andrò poi a selezionare qual è la tipologia di elemento portante, quindi qual è la tipologia di solaio, in questo caso un monolitico cementizio. Andrò poi a selezionare se ho o meno isolamento termico e se ho isolamento termico se è a tetto caldo. Quindi se ho una barriera a vapore, un isolante, un sistema impermeabile, oppure se ho un tetto rovescio, quindi ho il mio isolante posto all'estradosso del sistema impermeabile, oppure se ho un tetto sandwich, cioè con isolante sia all'intradosso che all'estradosso delle membrane dei manti sintetici. In questo caso selezioniamo a tetto caldo, poi andiamo a selezionare il sistema di vincolo dell'elemento termoisolante, che come dicevo prima può essere. Troverete delle variabili se il nostro sistema isolante è fissato tramite incollaggio a fiamma sullo strato di controllo del vapore, tramite fissaggio meccanico, tramite incollaggio con adesivo poliuretanico, e poi ho tutta una serie di finiture di protezione del sistema di copertura. In questo caso andiamo a selezionare una protezione portata, quindi una scaglia ardesia, una graniglia minerale più pittura riflettente per andare a realizzare una copertura. Una volta giunto al termine della nostra selezione, si aprirà automaticamente la soluzione consigliata da Polyglass, quindi il nostro sistema consigliato con tutte le varie cose scaricabili che abbiamo appena visto. In velocità, per concludere, una serie di dettagli tecnici e costruttivi. Qui vediamo un raccordo non conforme per quanto riguarda l'installazione di impianto fotovoltaico, quindi un impianto fotovoltaico installato con delle piastre che vanno a bucare direttamente senza tanti problemi, quella che è la nostra impermeabilizzazione, e quindi creando tutta una serie di possibili punti di infiltrazione e di perdita della nostro elemento di tenuta, e quindi una cosa da assolutamente non realizzare. Come ancoraggio di impianti fotovoltaici abbiamo diverse soluzioni. La prima può essere una classica barra filettata, e quindi per quanto riguarda i manti sintetici abbiamo dei collarini che si infilano e calzano la nostra barra, verranno poi sigillati sopra e stretti con una fascetta stringente tubo e verrà realizzato il nostro raccordo a tenuta impermeabile. Qui vediamo un dettaglio con la nostra barra e il raccordino saldato al manto impermeabile. Questi sono già, possono essere anche già forniti come pezzi prefabbricati che vengono saldati al manto impermeabile e sigillati a tenuta. Altra soluzione è con un paletto, tipo paletto linea vita, in cui vengono fissati poi i telai del nostro impianto fotovoltaico. Anche qui viene realizzato un raccordo con il manto impermeabile, sigillato superiormente e stretto con una fascetta stringitubo. Qui vediamo un esempio appunto con questi paletti predisposti per l'installazione di impianto fotovoltaico. Anche qui vediamo nel dettaglio. Oppure possiamo avere impianti zavorrati, quindi impianti che vengono appoggiati semplicemente a quella che è l'impermeabilizzazione, quindi la stratigrafia impermeabile, e vengono vincolati alla copertura tramite sistemi di zavorramento.
Qui vediamo delle zavorre costituite da questi blocchi in calcestruzzo. L'unica accortezza è appunto di porre degli strati di separazione e protezione tra la zavorra e il manto impermeabile. Queste protezioni possono essere realizzate direttamente tagliando un pezzo di manto o di membrana impermeabile e posta in interposizione tra la zavorra e il manto impermeabile a protezione appunto di eventuali danneggiamenti di funzionamento. Qui altro esempio di struttura zavorrata, che qui struttura zavorrata con particolare di queste fasce di protezione del manto, e qui tutta una intelaiatura per il fissaggio dei pannelli fotovoltaici. Questi sono sistemi in appoggio, quindi sistemi che non vanno a trapassare o a appunto forare il nostro sistema impermeabile con dei fissaggi, ma sono sistemi solamente appoggiati al manto impermeabile che appunto sfruttano il vincolo per appoggio alla copertura. Altro sistema è questo ultimo sistema che abbiamo sviluppato, che è il MAPPLAN T-Anchoring, che è un sistema studiato appunto per l'ancoraggio di impianti fotovoltaici con manti sintetici. È un sistema costituito praticamente da due piastre che lavorano con un sistema di flangia e controflangia. Una pezza di manto che viene saldata, la piastra viene fissata direttamente al supporto sottostante, poi viene saldata questa pezza di manto al manto impermeabile e viene stretta con un dado a pressione quest'altra flangia superiore e si crea la tenuta del manto impermeabile e poi sopra si va a fissare l'intelaiatura. Ecco, questo è il sistema di cui vi parlavo, quindi abbiamo una piastra per la distribuzione dei carichi e degli sforzi, la vera e propria piastra che va fissata con dei fissaggi passanti al nostro supporto, una pezza di manto di protezione, diciamo la pezza che viene saldata al manto, al nostro manto impermeabile sintetico e poi sopra la flangia che viene stretta a pressione che va a fare la tenuta idraulica del nostro sistema. Queste sono alcune foto appunto di un lavoro realizzato, anche con accostamento di piastre, si possono anche realizzare accostate. Quindi per concludere, sia con membrane bituminose sia con manti sintetici è possibile realizzare coperture funzionali, performanti, durevoli e conformi alle normative. Logicamente devono essere progettate correttamente e conformemente a quelle che sono le normative. Io con questo ho concluso e lascio lo spazio eventualmente ad alcune eventuali domande. Allora, innanzitutto ci scrive un partecipante, se viene installato un impianto fotovoltaico in classe 1 e per la stratigrafia non è necessaria nessuna prescrizione di resistenza al fuoco, è necessario comunque fare la valutazione del rischio da parte di un tecnico abilitato? Allora, in questo caso, come detto prima, è sempre meglio rivolgersi direttamente al comando dei vigili del fuoco della provincia di riferimento, insomma, dove sorgerà il cantiere o l'edificio. In quanto queste sono le linee guida, però è già capitato che poi varino da comando a comando, quindi sempre meglio sentire e confrontarsi preventivamente col comando di riferimento. Questa è un po' l'indicazione. Avevi mostrato e fatto cenno a una guida per l'installazione degli impianti fotovoltaici emanata dai vigili del fuoco con anche dei chiarimenti successivi e ci chiedono dove è possibile fare il download o visionare questa guida. Dei vigili del fuoco è possibile, è scaricabile. Si sta parlando, vedo, della guida dei vigili del fuoco, quindi che ho fatto vedere anche i Esatto, chiarimenti. la guida dei vigili Si del fuoco trova per gli impianti su fotovoltaici. Google digitando, anche adesso non ricordo se direttamente dal sito dei vigili del fuoco è scaricabile. Comunque in rete si trova, basta andare su Google, digitare guida dei vigili del fuoco impianti fotovoltaici 2012 ed è visionabile e scaricabile gratuitamente. Un'altra domanda riguarda l'utilizzo di teli non combustibili in classe A2 nel pacchetto di copertura e usando questo tipo di teli A2 e non combustibili, che beneficio si potrebbe avere?
Allora, intanto bisognerebbe vedere che tipo di teli, di che tipo di teli si sta parlando. E poi bisogna vedere sempre quali sono i requisiti, quali sono le richieste, se ha senso. Quindi bisogna valutare caso per caso nello specifico progetto. Quindi non c'è una stratigrafia BRUF o dei prodotti a due a uno che vadano bene per un cantiere o per l'altro. Bisogna valutare specificatamente caso per caso. Un professionista ci pone un caso specifico in cui per l'installazione dei pannelli fotovoltaici su un tetto a falde con, vedo, una bassa inclinazione solo, di soli 7-8 gradi, in cui però non è possibile utilizzare una struttura con zavorra. In questo caso, per non bucare il tetto, ci chiede che cosa è possibile consigliare per installare i pannelli fotovoltaici. Allora, anche in questo caso bisognerebbe vedere nello specifico com'è la conformazione della copertura, il supporto di che tipologia è e studiare appunto una soluzione. Comunque io ricordo che se ci sono domande specifiche o casi specifici potete scriverci direttamente alla mail che vedete. E ci sottoponete il vostro quesito e noi poi lo analizzeremo e vedremo di trovare insieme magari una soluzione che sia la più funzionale e poi anche durevole nel tempo. Perché oltre a fissare l'impianto, l'altro aspetto fondamentale è appunto quello di garantire la tenuta del sistema impermeabile. Quindi magari dare una valutazione così su due piedi potrebbe essere anche controproducente, quindi magari è sempre meglio valutare nello specifico la stratigrafia, la copertura, il cantiere, il progetto e poi studiare insieme una soluzione ad hoc. Quindi anche chi ha altre domande, vedo qui Certo. anche un'altra richiesta abbastanza specifica che però forse bisognerebbe comprendere anche gli ambienti sottostanti, riguarda il rifacimento di Esatto. un lastrico solare in cui si Sì, è sempre chiede. bene importante comprendere innanzitutto sui rifacimenti lo stato di fatto, quindi la stratigrafia esistente, le varie problematiche, e quindi c'è tutta una serie di analisi sia per i rifacimenti che poi per il nuovo, per valutare appunto attentamente qual è la soluzione più corretta. Quindi rimandiamo, diciamo, queste richieste Certo. magari specifiche alla mail che hai indicato. Certo. E invece un'altra domanda è quali sono i limiti dell'applicazione del cool roof? Beh, limiti in che senso? Ci sono, Immagino, direi diciamo, che. quali sono le situazioni in cui non è Allora, utilizzabile o in quale. personalmente non mi sentirei di dire che non ci sono limiti, cioè non potrebbero essere utilizzate in tutti quei casi. Logicamente, i limiti sono si dovrà per forza avere una copertura che non è fruibile. Quindi sarà utilizzabile solamente per manutenzione appunto della copertura, per la pulizia o per la manutenzione degli impianti. Non sarà una copertura fruibile e pedonabile. Quindi quello è diciamo uno dei limiti. E altro limite poi forse mi viene in mente che in alcune zone, quindi magari penso in prossimità degli aeroporti, mi è capitato di sentire magari che ci siano delle restrizioni, magari per quanto riguarda colorazioni bianche o riflettenti, ecco, però per altri limiti non mi sentirei di dirne altro. Un'ultima domanda invece, un partecipante chiede quale soluzione può mettere in campo Polyglass nel caso di una copertura con impianto fotovoltaico, però con guaina bituminosa ad alta riflettanza, di colore bianco specifica. Sì, allora con impianti, un attimo che magari vi apro nello specifico, vi condivido il sistema che ho aperto prima. Vediamo, si apre, non si apre.
Allora, vedo che non si apre, non mi riprende la presentazione. Comunque, per rispondere un po' brevemente, il sistema potete trovarlo anche nel nostro sito, come ho spiegato prima. Se andate per esempio su sistemi certificati Bureau Veritas, trovate su coperture a vista, lì scegliete se avete isolante termico o meno, e quindi in base già a quello c'è una prima suddivisione. Quindi se ho un isolante termico avrà una barriera a vapore, un isolante che può essere fissato meccanicamente con fissaggi o collato alla barriera a vapore sottostante, e poi un doppio strato di membrana impermeabile. La prima, la scelta tra quelle disponibili, la seconda, per essere installata sotto impianto fotovoltaico, dovrà avere appunto requisiti BRUF T2 se richiesto, quindi se l'impianto fotovoltaico non è di classe 1, come abbiamo visto prima, oppure comunque se è richiesto dei vigili del fuoco. Quindi andrò per esempio a utilizzare una membrana come secondo strato, la futura RS4AF, che abbiamo visto è sia antifuoco, in più è anche a classificazione antigrandine, quindi ha un doppio vantaggio. Oppure un'altra membrana semplicemente classificata antifuoco. Sono arrivate nel frattempo delle altre domande, ma che riguardano entrambe lo stesso tema, che è un tema interessante. Trattandosi di CoolRoof, di membrane di colore bianco, entrambi chiedono che manutenzione devono avere nel tempo per mantenere questa capacità di riflettere la luce solare. L'inquinamento ovviamente inciderà nel tempo. Sì, allora, per quanto riguarda i manti sintetici, è importante magari la pulizia, quindi attuare tutte quelle manutenzioni periodiche necessarie a mantenere pulito il manto. E comunque non è una finitura a portata, ma proprio il colore del manto stesso avere colorazione bianca, quindi magari la pulizia è più semplice, magari tramite lavaggio, tramite scopa, vuol dire che si riesce a mantenere pulito il manto. Per le membrane bituminose invece, siccome con colorazione bianca è la colorazione bianca è data dalla scaglia di ardesia di colore bianca, magari con il passare appunto del tempo è normale che avere una minima perdita della scaglia o comunque che si intrappoli più facilmente magari lo sporco, anche le polveri. Quindi appunto poi il consiglio è quello di innanzitutto tenere mantenuta la copertura con le varie opere di pulizia, e anche di applicare appunto queste pitture protettive ad alta riflettanza, magari con cadenza ogni 3-4 anni, in modo da avere la duplice funzione sia di mantenere nel tempo la funzionalità della membrana impermeabile, sia di aumentarne la durabilità perché la mantengo protetta, e sia anche di avere sempre una copertura che sia CoolRoof. Quindi grazie appunto a queste apposite pitture riflettenti e protettive. Abbiamo completato quindi anche con la manutenzione nel tempo, gli accorgimenti da adottare, e direi che abbiamo chiuso un po' gli argomenti odierni. A questo punto io vi ringrazio per essere rimasti con noi fino alla fine. Ringrazio ovviamente Alberto Carniel e Simonetta Rossi che è rimasta con noi all'inizio, e vi do appuntamento al webinar del 5 maggio, in cui parleremo sempre di sistemi impermeabili, e in questo caso sarà relatore l'architetto Antonio Broccolino, e con lui andremo proprio a vedere quelli che sono i sistemi impermeabili continui certificati. Quindi, per chi vorrà esserci, l'appuntamento è il 5 maggio, potete già iscrivervi, e grazie ancora a tutti e buona serata. Grazie a voi, buona serata.